la musica che voglio. Qui la questione potrebbe assumere dei toni anche. Allora, il prego. Vi faccio un giro e poi a qualsiasi momento. Sei troppo pensoso. Va bene, allora venga qua. No, ma non la sento poi la frase. Faccio il traduttore. Ma sempre sulla questione del diritto d'autore. Cioè, secondo me l'evoluzione va interpretata in questo modo. Cioè, io parto da un ritorno. Chi l'ha detto che con il web va usato per il mercato? Cioè, è un'occasione che stiamo cogliendo, perché il mercato non abbiamo usato. Tutto ne abbiamo bisogno tutti, e allora in questo momento il web ci viene incontro. Permettetemi questo eccesso. Chi l'ha detto che se io canto una canzone qualcuno mi deve pagare? Ma no, che c'entra? Il web evolve verso un mondo in cui il denaro diventa un qualche cosa di superato, ovvero per certe discipline, certi mestieri intellettuali non è detto che ci deve essere scambio di denaro. Lei è venuto qui non per denaro, io non sto dicendo queste cose per denaro, no? Non siamo nella condizione oggi di essere pagati. Magari lei, come ti ha detto stamani, lo scrive su un giornale e qualcuno lo paga. Lo sta dicendo ora, qualcuno lo paga. Beh, allora, ho detto subito un eccesso. Chi l'ha detto che se scrivo una canzone... La guerra dei microfoni verrà sbattizzata questa sera. Cioè, lo dico come eccesso, ma chi l'ha detto che se scrivo una canzone, un musica, o un qualche cosa di intellettuale, ci deve essere dato una remunerazione? Cioè, lo faccio perché so che adesso è così. Invece, se produco olio, prima o poi ti viene la fame. Se produco pane, prima o poi ti verrà la fame. Mi devi dare in cambio qualcosa. Se mi dici la tua opinione, ma a me non mi frega niente di darti qualcosa. La esprimi, oppure canti la tua canzone, ti ascolto, ti posso dire bravo. Se invece mi dai del pane, è logico che, capito? Cioè, un conto è la fame della pancia, un conto è la fame dell'intelletto. Quindi credo che il web evolva verso un mondo in cui il denaro diventa superato. Tende a questo. C'è una ridda di risposta. Non so, chi vuole rispondere? Ordinatamente, ecco, allora partiamo in maniera democratica da... Guarda, io ti dico una cosa, il mio text gratis non lo prendi. Tu non lo vuoi leggere? Ma io non è nel web, è in edicola. Io produco per una cosa, nel web posso scrivere sul mio blog gratis, ma comunque una forma di guadagno la trovo da un'altra parte, che non me li dai tu i soldi, però qualcuno me li dà. Però quando poi si produce musica è un lavoro, lo fai dalla mattina alla sera e produci musica. Fino ad oggi è un lavoro. No, è la... No, è sempre stato un lavoro, nella storia umana. E quindi vi campano solo chi produce l'olio? Sì. Ok. No, ma le cose si possono comunque dire. Non è detto che se esprimo l'opinione debba essere pagato. Se produco pane, anzi, no, ma mi viene imparato. Allora, la questione, questa questione qui, secondo me, proprio nell'inus dei, non brevissimo, è una questione azzeccata, perché chi
i programmatori di open source facciano la spesa è un fatto di cui si parla rarissimamente. Invece la notizia è che chi fa software open source poi va a fare la spesa, mangia come tutti gli altri, paga l'affitto eccetera eccetera. Se tu vuoi un buon open source hai bisogno di gente che faccia open source dalla mattina alla sera, cioè che lo faccia come mestiere. Se tu vuoi buone canzoni, se tu vuoi buoni libri, se tu vuoi buoni fumetti, se tu hai bisogno di professionisti. No, i cantautori, quelli che hanno scritto poesie e li hanno musicati, hanno iniziato. Io Guccini a zappare non l'ho mai visto, eppure sono di Pistoia, no, per cui, cioè nel senso, lo fa di mestiere. No, è diventato questo. Anche io ho bisogno del web, però si va verso questa evoluzione, cioè ti ripeto, se un articolo lo scrivi su giornale non, non devi pensare al prezzo, devi pensare. No, non fa niente. Non devi pensare al prezzo, devi pensare al valore. La questione che io dicevo a lui è tu alla monetizzazione al valore, il valore alla monetizzazione. Esatto, no, pensa al valore, cioè se una canzone ha valore e ha un prezzo equo io pago per quel prezzo, se la prendo gratis quello stesso autore andrà a lavorare a fare un altro lavoro e non farà un'altra canzone. Ti sta bene che lui non faccia un'altra canzone? No. Io preferisco che i miei autori, guarda, io ho una regola, si che fa musica anche gratis, tanti ragazzi si esibiscono nelle piazze che non vanno a chiedere niente se non il piacere di mostrare. Siamo d'accordo, secondo me non è giusto, però io direi un parere, secondo me è giusto che chi fa una cosa non fa. Scusate se intervengo anch'io, lei immagino che sia un professore, lei non è. Posso chiederle che lavoro fa? No, nel senso, senza entrare nello specifico, lei immagino che lavora. Io sfrutto il web perché è un'occasione che mi è capitata perché no, mi capisco che vada. Come lo sfrutta? Io ho un sito dove mi sono messo in mostra per quello che fa. Ecco, però non è quello il suo lavoro, lei fa altro. Io faccio altro, ma ecco, allora, senza che lei mi dice quella cosa altro fa. Allora perché non lo fa gratis quell'altro che fa, mi scusi? Perché lei sta chiedendo comunque un conto, è un giovane che comincia a suonare, suona anche gratis, però poi si deve mangiare. Se lui magari le prime strisce di fumetti che ha iniziato a fare ovviamente non era conosciuto, ma chiedergli di darle gratis mi sembra anche un po'. Non è che lo pretendo, secondo me è l'evoluzione, cioè ci va il web. La rete è libera, l'opinione, cioè è come la calunnia, va a perdersi il concetto di calunnia, perché io secondo me sono due piani diversi. Erano chiusi, c'era il regime che ti imponeva di dire, no, fino a che lo dici, dove c'è questo? È stata inventata la rete, la certo. Realtà del millennio, e quindi vanno tanti chiusi. Certo, va bene. Io scrivo su un sito americano o trovati. Certo, io credo. C'è stato un. C'è stato. Io dico per gli suoi tre anni. Lo dico sul sito americano o chiappa. Si chiappa, comunque. Sì, c'è stato un crawler. Comunque, una cosa sola. Secondo me non hai torto. Aspetta, secondo me non hai torto, fai solo confusione su un meccanismo. Nel senso da. No, ti assicuro. Da una parte. Andremo necessariamente verso una nuova monetizzazione del prodotto, si sta andando in quella direzione, nel senso non sarà più necessariamente il consumatore a dare soldi a chi produce sul web, ma i soldi arriveranno da altre parti, quindi la gente ci avrà una forma di impressione in cui chi produce non produce per te che paghi, ma produce gratis per te, ma i soldi gli arriveranno da qualche altra parte, fermo restando che comunque a monte il mito del cantante, dello scrittore che le fanno per l'arte è un mito, quello è mestiere che si fa dalla mattina alla sera e si fa per cibo. Allora lei ha scatenato un despairo, no, aspetta, io l'ho fatta parlare, però adesso mi fa, certo. Ma mi faccia un attimo fare il mio lavoro, dunque. Certo, lo so, però credo che i piani sono leggermente diversi, cioè lei ha ragione da un lato, però ha torto dall'altro. Adesso io passo la parola invece all'avvocato Giuseppe Nicosia che stava sbracciandosi, credo si sia slogato. Aspetti, certo, però ho capito. Facciamo parlare l'avvocato, poi. Conosce il diritto italiano, forse conosce il diritto internazionale, ma non sono. Ho capito, ma lo faccia parlare, per cortesia. Lei mi scusa se so io quello che conosco, vero? Ora
praticamente, io so bene quello che non conosco, cioè un sacco di roba, però mi perdoni, ma non per, vorrei partire dalla sua provocazione, che è una provocazione che condivido pienamente, tra l'altro, perché in effetti internet ha fatto esplodere questo problema della gratuità dei contenuti, della gratuità dell'accesso, della presunta gratuità di certi contenuti, perché poi non è che tutti i contenuti siano di per sé veramente gratuiti. E il problema del prezzo e del valore di queste prestazioni. Allora, premesso che io sono uno di quelli che vengono pagati per dare opinioni, perché facendo l'avvocato è esattamente questa qui la mia funzione. E quindi evidentemente le opinioni dipende da chi sono, ma qualche valore ce l'avranno, anche senza internet. Il problema è proprio questo, cioè al momento in cui entriamo in un ambito diverso, nel quale si ha una comunicazione che è di per sé senza o apparentemente senza confini, che è una comunicazione immediata, che mi consente di accedere a soggetti, informazioni, cose che stanno ben al di là di quella che è la mia sfera fisica immediata. Beh, certo, anche e soprattutto quando andiamo a parlare di lavoro intellettuale, come diceva Bianciardi, è una cosa diversa, cambia, perché è ovvio che mentre il panino ancora non lo posso passare col teletrasporto in rete, e la mia opinione, l'opera musicale, il fumetto, eccetera, eccetera, passano. Il problema è questo, che da un lato c'è una diffusa percezione che al momento in cui una cosa entra in rete si annulla il prezzo e si annulla il valore, ma in realtà questa è una percezione sbagliata, perché esistono tuttora una serie di limiti, confini, e vuol dire c'è un interesse generale perché certe cose passino ma mantengano il loro valore. Il fatto è questo, che ci troviamo a metà di un quadro, e questo delle volte bisognerebbe sempre ricordarsi, cioè che non è che la situazione è statica, la situazione è estremamente dinamica e sta accelerando, per cui i nostri schemi mentali, quindi coagulati in leggi, norme, eccetera, eccetera, sono spesso dei processi mentali, degli schemi mentali inadeguati, cioè il concetto del diritto d'autore oggi sicuramente in Italia, ma vorrei dire nel mondo, perché poi potremmo discutere, no, come inteso, tra l'altro ci sono convenzioni internazionali, qualcuno aderisce, qualcuno non aderisce, ma internet arriva da noi dall'altra parte, per esempio. Ebbene, diventa molto complesso sia capire il valore, sia capire i limiti, e soprattutto capire qual è la tutela, perché è ovvio che io pago anche nella misura in cui c'è qualcuno che mi dice se non paghi io ti. Allora, questo è quello che sta cambiando, e ci sono molte soluzioni. Ci sono soluzioni che si mantengono su vecchi schemi, per cui pay per view, cioè paghi per vedere, per sentire, per ascoltare. La soluzione anche di iTunes, no? Cioè io pago, compro e ci sono soluzioni diverse, cioè ti do la gratuità del contenuto, ma tu ti sorbisci la pubblicità che io riesco a raccogliere sul sito. Ma io non credo che siano soluzioni statiche, anche qui sono soluzioni dinamiche, nel senso che bisogna accettare il cambiamento e quindi vedere di trovare sempre, la sfida secondo me per chi lavora sul web, è di vedere sempre nuove forme, nuovi modi per ottenere la possibilità di dire, di esprimersi, per esempio per un autore che scrive canzoni o disegna o scrive racconti, di mantenersi ma in una maniera diversa. Cioè, mentre prima era il lettore, per esempio, che mi pagava direttamente, adesso non sarà più il lettore, ma sarà il pubblicitario che è collegato al mio sito, eccetera. Ma domani potrebbe esserci una soluzione ancora diversa. Il problema qual è? Quello che diceva lei, cioè lo scollamento di quelli che sono strumenti vecchi con strumenti nuovi. Faccio un esempio,
tutti i nostri discorsi sono giustissimi, ma voi pensate che cosa succede quando in questi nostri bellissimi discorsi entra la polizia tributaria, la guardia di finanza per parlare dei nostri sistemi fiscali o i sistemi fiscali di altri paesi, per cui richiedono tutta una serie di vincoli e di procedure che spesso sono assolutamente incompatibili con i nostri sistemi e soprattutto sono in grande contrasto con gli stessi. Quindi diventa una sorta di strabismo. Però dobbiamo giocarci, cioè la sfida secondo me si gioca su queste cose, cioè dire ok, io ho fatto il musicista per ora andando nelle piazze e vendendo i dischi, io mi interesso di musica perché anch'io suono, ho tanti amici che sono musicisti, professionisti ovviamente intendo, e cambia completamente. Voi sapete che per esempio oggi molti, per esempio i Coldplay, lunedì esce il nuovo disco, ma i Coldplay sono abituati a dare, loro fanno un marketing abbastanza complesso, sono abituati a dare contenuti gratuiti delle proprie opere, cioè uno va lì, si iscrive e riceve la possibilità di scaricare gratuitamente, legittimamente molte opere, ma non è che non valga nulla, si entra in un circuito per cui io per fare questo per prima cosa devo dare un elemento che noi sempre trascuriamo, che invece è di grandissimo valore, sono i nostri dati personali, e quando io mi iscrivo a un sito do scambio i miei dati personali, li posso dare per zero, per un valore altissimo, ma c'è uno scambio, non lo vediamo, non lo percepiamo. Secondo, questo discorso è collegato ad altre forme di profitto, giustissimo. Per esempio il merchandising, cioè mi comprerò la maglietta perché non riesco ad andare a vederli a Montreux, ecco, oppure vado al concerto, quindi si sposta, si sta assistendo a uno spostamento del corrispettivo. Vorrei lanciare una provocazione però, perché è un discorso che avevo già fatto e che mi sembra dovrebbe essere meditato, non perché lo dico io, ma perché ci sono anche altri soggetti che nel mondo si sono fatti una domanda. Secondo me l'occasione di internet potrebbe essere l'occasione per un discorso, per un approccio più solidaristico, nel senso, se a un certo punto io autore decido di condividere delle mie opere dell'ingegno che ad altri fanno star bene, comunicano emozioni eccetera eccetera, ma perché chi non ha la possibilità di effettuare uno scambio alla pari, cioè dire tu mi dai una canzone e tu dai una canzone, non dovrebbe sentirsi in qualche maniera chiamato a condividere altre cose? Per cui o il baratto, che è una scelta per esempio che si sta operando, oppure anche un contributo economico, cioè che non diventa più, ripeto, un prezzo di scambio, ma diventa un contributo solidaristico di tipo diverso, cioè non è soltanto il baratto, è un discorso di condivisione. Sì, no, ma non pensate di aver scoperto l'acqua calda, cioè dico, cioè, ma questo per dire che ci sono vari tipi di approcci che sono possibili e che secondo me col web più facilmente esplodono, vengono. Il problema secondo me è che se ne parla veramente molto poco di queste cose, a parte tutto perché le riflessioni si fanno molto spesso, e questa è colpa di noi giuristi, a livello molto alto, cioè certo il WIPO ha deciso questo, poi la Corte Suprema Americana intende queste cose, però invece le corti europee che vedono, ora mi viene la questione, ce n'è una carinissima, vorrei dire, ai limiti del demenziale, fra Samsung ed Apple per il discorso dei brevetti, non solo relativi a dispositivi, a parte di dispositivo tecnologico, ma anche per esempio i cosiddetti brevetti di forma e di design, che sono, credo,
ai limiti tendenziali, come questa letteratura di questi reali. Bene, se secondo me si scendesse e si andasse a vedere su queste cose, forse, ecco, ripeto, una riflessione più profonda potrebbe essere fatta e avrebbe sicuramente effetti più interessanti e più positivi. Il problema, ripeto, è che se ne parla veramente poco. Stefano Minguzzi. Dico due cose, giusto, anche solo per sostanziare quanto è stato appena detto. Io, come dicevo, lavoro nel marketing per la mia azienda, quindi faccio pubblicità online, compro spazi pubblicitari online per posizionare prodotti, pagine Facebook che riguardano la mia azienda, ovviamente. Allora, credo che qui bisogna chiarire a questo punto la differenza che c'è tra free e gratis. Facebook è gratis ma non è free, Google è gratis ma non è free, Linux è free ma non è detto che debba essere gratis, lo è, però per esempio la mia azienda sviluppa il proprio sito aziendale su un software libero, quindi free, ma paga della gente perché non ha né il tempo né le competenze interne per personalizzarlo, paga della gente che fa parte di community di sviluppatori, sono delle società, sono delle SPA, SRL che campano così. Quindi Facebook, io mi registro, faccio il mio account, mi metto a parlare con i miei amici, io lì ho trasferito valore, non ho pagato una lira, però da pubblicitario io spendo 2.000 euro, 5.000 euro, 10.000 euro per fare un'inserzione su Facebook, perché Facebook mi dà i dati miei, i vostri, e io faccio la pubblicità solo agli utenti under 25 che abitano a Grosseto e che sono interessati di sport, prendendo i dati dalle vostre pagine. Facebook me li dà e io compare la pubblicità solo a voi, non a me che ho 37 anni e abito a Roma. Quindi la differenza tra gratis e free già. Poi ovviamente quello che dicevi poc'anzi è il cambio di mentalità che impone il web, ti dà la possibilità di andare a comporre il prezzo non più sulla strategia di marketing della multinazionale o dell'azienda o del singolo privato, che oggi ho deciso che il mio prodotto vale 100, un po' quello che diceva Emilio. Il tuo prodotto vale quello che sono disponibili a pagare le persone, quindi ovviamente questo cambia completamente l'atteggiamento. Se io utilizzo un software, come dicevo, che mi serve per fare il mio lavoro, e io ho tutto l'interesse che quello che lo sviluppa lo possa continuare a sviluppare, perché se quello da oggi a domani mi dice sai che c'è, non lo sviluppo più perché non c'ho più il tempo, io sono nei casini perché devo cambiare software, devo cambiare. Quindi si crea, diciamo, una cooperazione, una collaborazione fra chi compra e chi... Ma è quasi un sostegno, è una sottoscrizione, diciamo quasi, neanche più tanto un acquisto frontale di un prodotto, perché poi, soprattutto quando si compra su internet software o cose di questo genere, stiamo comprando il tempo e le competenze e la conoscenza di quella persona che magari ha studiato, ha deciso di fare una serie di cose. Quindi, poi alla fine in realtà il cambio di paradigma è già in corso ed è già dentro le strategie anche delle aziende molto più di quanto pensiamo. Ovviamente questo è un processo che in Italia magari è più indietro, in altre parti del mondo è del tutto più normale, ma anche sul mercato del lavoro. Adesso non voglio introdurre troppi temi. Mannella, Lorenzo Mannella. Il blog GalileoNet.it. Sì, in realtà da rivista giornalistica. Io ma mi sentite a voce? No, usiamo il microfono meglio. Questo funziona. No, proviamo. Prima io ho paura perché questo prima ha fatto bene. Allora io vorrei ripartire dalla musica, perché tutti l'hanno citata. Io ho provato a suonare la chitarra, ma sono una scarpa. Però ci sono degli esempi, no? di come l'internet, di come il web può cambiare il modo di intendere il denaro. Un grande gruppo come Radiohead nel 2007 ha detto, sapete, io il mio album non lo faccio pubblicare a una casa discografica, lo faccio da me, lo prendo, lo metto su internet e poi dico, quanto volete pagare? Nel senso, dite voi quanto lo volete pagare. Praticamente i fan di Radiohead, chi voleva comprarsi l'album, diceva vabbè, io te lo pago un dollaro, io te lo pago 5. C'era anche chi dava magari $1000 per un album. Quindi qua si sta parlando di nuovi sistemi in cui io offro qualcosa
e sono le persone direttamente che decidono se quella cosa è importante per loro. Ovviamente se io ho già mangiato e voglio ascoltare... L'altro è più stabile. Se ho già mangiato e voglio ascoltare della buona musica, mi conviene andare su internet e comprare l'album del Radiohead, non andare a cercare pane e olio. Infatti sul web si stanno diffondendo questi nuovi sistemi per cui sono le persone a decidere cosa vogliono pagare e cosa vogliono comprare. In America, per non farlo qua dell'Italia, perché noi siamo ancora parecchio indietro, in America ci sono, cioè, cosa sta succedendo da 10 anni a questa parte? C'è una forte crisi dei giornali, della carta stampata. Molti giornalisti sono stati licenziati, le vendite stanno calando a picco perché è arrivato internet, ora tutti vanno a leggere notizie su internet. I giornali online ricevono ormai più visite di quanti sono i lettori dei giornali di carta. Che senso ha mettere la pubblicità sulla carta, che costa di più, quando con qualche centesimo di euro la piazzi su Google, la piazzi sulle pagine? Nessuno. E quindi in America ci tengono al giornalismo, hanno detto: come possiamo fare a avere dei giornali che facciano notizie, che facciano inchieste, che vadano a vedere se qualcuno sversa rifiuti tossici nel giardino davanti a casa mia? E hanno ideato dei sistemi come quello di ProPublica. ProPublica è praticamente un'enorme redazione che si occupa soltanto di fare inchieste. Ci sono dei grandi miliardari che hanno detto: io butto dei soldi, dei milioni di dollari a fondo perduto, voi andate avanti e fate inchieste. E poi ci sono stati anche dei sistemi di dire, cioè il governo americano ha pensato: se io a ogni americano dico guarda, tu hai 5 dollari, tu non ce li hai veramente, ma tu hai come un coupon, un buono da 5 dollari, dallo a chi vuoi. Io posso scegliere se darlo a un giornale, se darlo a un'associazione, se darlo a un'altra persona, ma sono io a sceglierlo, non è un 8 per 1000, un 5 per 1000 dove ci sono dei strani sistemi proporzionali che ti prendono i soldi e li danno. Sono io a decidere con la mia testa, io scelgo. Io voglio darla magari a un giornale di Grosseto perché mi interessa quello che succede a Grosseto, posso darla a un giornale di Roma perché vivo a Roma, ma sono io a decidere. E questo dà alle persone veramente il potere di scegliere quello che vogliono fare e quello che vogliono ricevere. Su internet potete trovare una valanga di opportunità. Ci sono dei siti come per esempio Capital, con la K. È un sito dove praticamente voi avete bisogno di qualche soldo per fare qualsiasi cosa, non so, riparare la rete di un campo da calcetto, comprare il regalo al vostro fidanzato o fidanzata. Voi andate su Capital, scrivete: io voglio fare questa cosa, la voglio fare, voglio raccogliere 100 euro, 50, 10 euro per fare un piccolo regalo. Lo pubblico e lo faccio girare su Facebook, su Twitter, le persone lo vedono e decidono se darmi un centesimo, tutti 10 euro, e questo funziona. Ci sono persone che possono anche arrivare a chiedere, a dire, non so, 1000 euro per organizzare un concerto. A quel punto i giovani musicisti possono anche permettersi di non farsi pagare. Ma perché? Perché gli strumenti li noleggiano con i 1000 euro che hanno raccolto dalle persone che vogliono andare ad ascoltarli. Sono le persone che decidono: io voglio andare ad ascoltare quel concerto, non deve essere qualcun altro che decide per me che quel concerto si potrà fare o non si potrà fare. E questi modelli stanno crescendo tantissimo. Anche in Italia c'è un modello, cioè, si chiama Timu, T-I-M-U. È praticamente un sito di giornalismo partecipativo, praticamente è una piattaforma dove vengono proposte delle inchieste. Ognuno può scegliere di dire: io voglio, che so, fare uno studio sugli abbandoni scolastici. Questa è una delle linee che stanno seguendo. Perché i ragazzi se ne vanno da scuola? Perché decidono magari di non andare più a lezione e andare a lavorare? Magari i giornali non se ne occupano molto, magari ne parlano in un trafiletto, dicono solo due parole. A quel punto si mobilita la rete e le persone dicono: guarda, io magari conosco una persona, un ragazzo che ha deciso di lasciare la scuola, gli chiedo perché, magari gli faccio un video, magari sento cosa ha da dirmi, magari gli faccio una foto semplicemente, prendo quella foto e la metto su Timu, la metto sulla piattaforma. A quel punto
iniziano ad aggregarsi un mucchio di contenuti, video, testi scritti, disegni, tutto quello che volete. A un certo punto si arriva a una massa tale per cui mettendole insieme si può creare qualcosa che non si è mai visto. Chiamatelo un dossier gigantesco, un articolo fantastico, un video, un documentario. TMU riesce a prenderlo e a dire magari alla televisione, ai grandi giornali, guardate, noi abbiamo fatto questo, ma non noi TMU, noi persone, nome e cognome, abbiamo fatto questo, pubblicatelo. Qualcuno lo pubblica, sapete che se pubblicate qualcosa su un giornale venite pagati, questo lo può fare chiunque anche se non siete dei giornalisti, venite pagati tranquillamente, se pubblicate un articolo, è difficile perché i giornali non pagano molto, però potete essere pagati. Un video viene pagato molto, TMU prende questi soldi e li trasforma in un premio per chi ha dato il maggiore contributo alla riuscita di questa inchiesta. Voi fate arrivare la vostra voce ai grandi media nazionali e in cambio ricevete qualcosa. Avete magari sprecato un giorno del vostro tempo a fare foto, a fare qualche domanda alle persone su perché abbandonano la scuola, ma ne ricevete qualcosa in cambio, non soltanto qualche spicciolo, ma semplicemente il fatto di dire la mia storia, ora qualcuno la conosce. Tutto questo sta succedendo in rete, ma il vero problema è questo, che sta succedendo in rete ma noi non ce ne accorgiamo. Da poco in Italia dovrebbe arrivare un nuovo servizio che si chiama TerraCycle con la Y, un servizio per cui voi avete dei rifiuti in casa, no? Magari comprate pacchetti di patatine, comprate cartoni del latte, tutte queste cose che sono un po' ingombranti, poi da buttare via, da riciclare è un casino, lo sapete che a volte sono certe città che prendono i bidoni della raccolta differenziata, li rimettono tutti insieme e abbiamo finito lì. Questo nuovo sistema TerraCycle vi dice, se tu hai, che so, 10 pacchetti di patatine, 50 pacchetti di patatine, li prendi, li metti in una busta e li invia a noi. Noi poi te li contiamo, vediamo quanti siamo e ti paghiamo magari 10 centesimi l'uno. Con tutte le poste. Con tutte le poste, ma intanto... Allora, ma tanto ormai si spedisce di tutto, ma questa è una cosa che serve perché comunque con tutte le poste, ma più contento l'ambiente, va a buttare tutta quella schifezza in giro, chiaramente si producono molti più danni di quanto possa costare un pacchetto postale, tanto i camion delle poste viaggiano comunque. Però sicuramente non hai guadagno, perché spendo di più per spedirle. No, invece il guadagno ci può essere, perché sviando qualcosa di molto leggero e in grande quantità si riceve qualche spicciolo che poi alla fine ripaga il costo della francatura postale. TerraCycle con queste cose ci crea degli oggetti, non le butta via, ci crea magari delle cose all'ordine del giorno, delle borse per mantenere i cibi caldi, ci crea dei giocattoli per esempio riciclando la plastica e poi li rivende e con quei soldi ci alimenta il suo sito. E in questo caso noi non ci perdiamo niente, ci guadagniamo soltanto perché c'è meno spazzatura nell'ambiente. Il vero problema è che in Italia internet... Non ne stiamo parlando oggi, sembra che tutti sappiano cos'è internet, ma in effetti in Italia internet c'è poco. Se voi ci pensate, la TV, che per ora ne abbiamo parlato poco, ma la TV è nel 96% delle case degli italiani. Quindi il 96% di 60 milioni di italiani può accendere e vedere cosa gli dice la TV. Internet, invece, è nel 47% delle case degli italiani. Significa che metà di quelli che stanno in questa stanza, non sarà così, ma idealmente immaginatevi che una parte della platea non ha accesso a internet, deve andare fuori, deve andare da un amico, deve andare in un internet point, pagare, è quello lì il vero problema. Questo è un altro problema. Questo è un altro problema. L'ultima cosa, ci sono dei paesi come la Finlandia che hanno detto internet è un diritto, internet è gratis, a me non importa che il cittadino paghi per internet, l'importante è che ce l'abbia. Avendo internet in tutto il paese, non è tanto una perdita di questi, dei vecchi sistemi economici e stiamo evolvendo verso qualcosa dove il denaro non ha più senso. Avere internet in tutto il paese è un guadagno per tutti quanti. È un guadagno per tutti quanti perché si snelliscono gli uffici pubblici, non dovete più fare la coda per andare alle poste, non dovete più rinunciare a un giorno di lavoro per andare a fare delle richieste all'agenzia delle entrate, per andare a fare un documento in comune. Fate tutto da internet, non prendete la macchina, non spendete di benzina. Voi ci risparmiate, ci risparmia lo Stato, ci risparmiano tutti qua. Basterebbe mettere internet gratis in tutta Italia. Questo sarebbe l'auspicio del corso anno 2016.
concentrato su questo aspetto, sul digital divide, che oggi purtroppo in Italia è ancora molto presente. E fra l'altro anche le notizie che giungono dal governo per quanto riguarda i finanziamenti delle reti, mi sembra che avevano stanziato diversi milioni di euro che poi hanno tolto per stornarli dall'altra parte. E comunque vabbè. E se entriamo su quello è un ginepraio davvero. Allora, volevo sentire un attimo Giulio Rossetti. Ecco, Giulio Rossetti perché lui è un esperto di social network, è stato toccato anche dall'avvocato Nicosia il problema per esempio della privacy, no? Perché quello è un aspetto importante, noi dobbiamo tenere conto che c'è anche un garante, tutte le volte si accumulano chili e chili di carta per farci firmare, avete visto il liberatorio per quanto riguarda la privacy, e poi si trova uno strumento come Facebook dove all'interno veramente ci si mette di tutto e questo tutto poi viene utilizzato o perlomeno può essere utilizzato da altri, come ci è stato detto anche da alcuni dei relatori, da altri acquistato e poi successivamente fatte delle campagne pubblicitarie mirate per vendere il proprio prodotto. Quindi insomma ecco, mi sembra che questo problema della privacy sia un problema pressante. Mi viene in mente un fatto che mi è accaduto nel frattempo che sta sistemando la sua chiavetta. Mio figlio 5 anni e mezzo sente parlare di Facebook, alla mamma fa sempre: mamma fai la foto a babbo che così la mettiamo su Facebook. 5 anni e mezzo, ecco, quindi voglio dire, però foto magari ritratta anche i momenti della propria intimità domestica. Questo significa che ormai, benché ci sia tutto questo volume di carta che spesso si produce proprio riguardo alla privacy, in realtà poi la privacy di fatto non esiste. E volevo proprio fare questa domanda a un esperto di social network come appunto Giulio Rossetti. Ok, non ho sentito la domanda che mi stavo preparando, scusa. Ok, grazie. No, si parlava della privacy, no? Sì. L'avvocato Nicosia ha detto appunto riguardo alla privacy che su Facebook si trova di tutto, tutte le informazioni che ci riguardano le mettiamo normalmente nelle pagine Facebook. Io ho detto anche che addirittura esiste un garante della privacy, si firmano quintali di documenti cartacei sulla privacy quando si fanno contratti o qualsiasi altro atto e poi dopo tutto quello che ci riguarda può essere alla mercé del mondo, perlomeno alla mercé di chi vuol vendere qualcosa, perché si possono acquistare anche direttamente da Facebook liste dove ci sono certe caratteristiche che interessano in quel caso l'attività commerciale. Sì, allora, per esempio un parere da data mining, parere da data mining, io lo faccio per lavoro, cioè faccio data mining, faccio ricerca nel data mining. E sì, il problema della privacy nei social network è un problema abbastanza sensibile. È un problema sensibile in principal luogo, il motivo principale è perché le informazioni che vengono rilasciate sui social network non possono essere controllate. Non possono essere controllate minimamente, e questo per un fatto non tanto di proprietà proprio intellettuale o quanto di legislazione che è assente, è proprio un problema dovuto alla struttura di una rete sociale, come poi si ricollega anche la presentazione che ho preparato. Proprio per la struttura di una rete sociale, un social network come può essere Facebook, Twitter o altro, le informazioni che vengono introdotte si diffondono con una facilità assurda, ma non tanto per l'intervento degli utenti, proprio per la struttura stessa, perché è la struttura che facilita lo spreading dell'informazione. E ora vediamo un attimo perché anche. Allora, ho parlato di reti sociali. Le reti sociali sono non solo quelle reti che siamo abituati a vedere sulla rete, cioè su internet. Non sono solo Facebook, non sono solo Twitter, non sono solo Foursquare o altre reti di questo tipo. Le reti sociali sono una cosa più ampia. Una rete sociale può essere considerata anche la rete delle interazioni che esiste all'interno della comunità, proprio nel senso basilare, quindi le interazioni che esistono tra due persone. Una rete sociale può essere una rete costruita sugli alunni di una classe, ad esempio. Due alunni sono collegati appunto perché sono nella stessa classe, due persone collegate perché lavorano insieme o perché vivono sotto lo stesso tetto. Quindi il fatto che internet abbia accentuato questa realtà, dandoci la possibilità di studiarla, dandoci dei
dati più peso daranno, perché prima per studiare una realtà delle rete sociali andate facendo i survey, facendo interviste, quindi i dati erano incompleti. Internet invece consente questo studio perché i dati sono praticamente pubblici. Chiunque può ottenere dati da Facebook, può ottenere dati da qualsiasi. Si potevano risparmiare soldi per fare il censimento a questo punto? In pratica sì, anche se le informazioni sono lievemente diverse, perché sono lievemente, ma possono essere integrate in modo anche pericolosamente molto semplice. È un progetto a cui sto partecipando, me lo sta dimostrando in modo eccessivo. Quindi esempi social network online possono essere, ad esempio, social network come Foursquare, geo social network come appunto Foursquare o Google, che tengono addirittura presenza il conto della posizione geografica in cui uno si trova, e questo è ancora più invasivo come informazione. Oppure, per farvi un esempio di reti sociali in generale, una rete sociale può essere quella di un'organizzazione terroristica, ed è trattata allo stesso modo di una rete sociale come Facebook, perché ha le stesse proprietà e la stessa struttura, quindi le comunicazioni avvengono su una rete sociale hanno sempre lo stesso più o meno modello. Reti possono essere reti di trasporti, quindi si può studiare anche il traffico, si possono studiare tante cose con questa struttura. In particolare c'è proprio un ambito, che è un ambito interdisciplinare, che va dall'economia alla sociologia, all'informatica, alla matematica, alla fisica, che si chiama Social Network Analysis, che si occupa proprio di studiare le reti sia in senso statico sia la loro evoluzione, e si occupa di studiare queste entità per modellarne le interazioni, cioè per capire cosa succede all'interno di una rete e quali fenomeni accadono all'interno di una rete. Una rete di solito, per così velocemente per spiegarvi le slide successive, viene modellata tramite un grafo. Un grafo è una, diciamo, un modello matematico che consente di rappresentare tramite archi e nodi delle relazioni. Un nodo rappresenta un attore di una rete, può rappresentare ad esempio una persona in un social network, e un arco rappresenta una relazione che collega due persone. In particolare, ad esempio, su una rete come Facebook, un arco può rappresentare l'amicizia, può rappresentare il concetto io ho messo mi piace sul tuo link, oppure io ti ho commentato, oppure, non so, abbiamo un elemento in comune, cioè una cosa di questo tipo. E questi link, appunto, consentono di costruire una rete su cui è possibile studiare come l'informazione si distribuisce. Allora, questo è proprio la base principale. Ciascuno di noi su Facebook costruisce quella che si chiama una ego network, ovvero una rete che è incentrata su noi stessi. Noi rappresentiamo il centro di questa rete, che è costituita da tutti quanti i nostri amici e dagli amici, tra i nostri amici che sono collegati tra di loro. Questo è il fulcro dello spreading dell'informazione. Perché? Perché diciamo che in base ad alcuni piccoli studi, piccoli nemmeno tanto studi, ci siamo resi conto di alcune proprietà. Innanzitutto che una rete nella sua distribuzione segue quella che è chiamato il principio di Small World. Alcuni di voi avranno sicuramente sentito parlare dell'esperimento dei 6 gradi di separazione, se no ora lo introdurrò più in breve. E in più, oltre a questo piccolo particolare, ovvero la rete è un mondo piccolo, un mondo dove l'informazione si diffonde velocemente, ci sono altri piccoli particolari, che sono che le comunità, ovvero le ego network unite tra di loro, la mia ego network, la tua ego network, che sei mio amico, e quindi una comunità molto stretta, possono presentare, anzi presentano sicuramente nel 90% delle reti alcune caratteristiche, che sono quelle di omofilia e quelle di clustering. Cosa significa? Significa che, e questo si nota bene se anche andate su Facebook e controllate i vostri amici e i loro interessi, significa che per l'omofilia noi siamo tentati, siamo condizionati in un qualche modo inconsciamente a connetterci a persone con cui dividiamo interessi, quindi o persone che hanno qualcosa in comune con noi, e questo per la diffusione dell'informazione è una manna, se ci pensate bene, perché se io pubblico un qualcosa che a me interessa e che molto probabilmente interessa anche ai miei amici, questi molto probabilmente diffonderanno l'informazione, che sia questa un'informazione a livello di marketing, che sia un pensiero, che sia un'idea. È molto difficile avere un contrasto netto con i propri amici, con le persone che sono collegate su un social network. Il clustering invece è una proprietà che ci dice che esistono delle macro comunità all'interno della rete ben definite, ovvero delle comunità in cui tutti sono in contatto con tutti, in cui i link, i collegamenti di amicizia esistono più o meno tra tutti quanti i membri della comunità. Questi sono grossi blocchi in cui può essere suddiviso un social network, una rete sociale, che da un certo punto di vista hanno un'omogeneità di caratteristiche che preservano appunto questa omofilia. Un'altra caratteristica è anche la resilienza. La resilienza ha come significato che su una rete sociale, anche se io per qualche motivo elimino un nodo, elimino un collegamento a caso, la rete non cessa di esistere, non si spezzetta.
e questo è dovuto alla distribuzione del numero di amicizie che sono presenti sulla rete, ovvero ci sono pochissime persone che hanno tantissimi amici e poche persone che ne hanno due o tre. Questo cosa significa? Se io prendo a caso, faccio un attacco casuale, mirato, non mirato, su nodi e archi a caso, la struttura della rete si preserva. L'unico modo per distruggere una rete sociale è attaccare il 20% dei nodi o dei collegamenti più importanti, ovvero dei nodi che hanno più collegamenti. Se io faccio attacchi casuali, anche se colpisco più dell'80% della rete, la rete rimane in piedi, l'informazione si diffonde con più difficoltà, più lentamente, ma continua a diffondersi. Invece per distruggere dovrei fare un attacco mirato ai nodi con più amici. Questo ci fa capire quanto è difficile fermare un'informazione, quanto è difficile anche controllare la privacy su una rete sociale. Perché una volta che ho messo le mie informazioni, se queste sono ripetute da altri, ormai è innescato praticamente, il dato è tratto, diciamo, non si torna indietro. Rossetti ha innescato anche un proiettile contro di lei se non si sbriga. Sì. Ok, perfetto, si fa presto, si fa veloce. Parlavo prima dei gradi di separazione. I gradi di separazione sono un esempio classico. Negli anni 70, se non mi sbaglio, Milgram, che era un sociologo, ha fatto un esperimento che ha dimostrato con vari studi, in buona sostanza, che tra due persone prese a caso all'interno di una rete sociale esiste in media un cammino massimo di sei persone in mezzo. Questo è un esempio banale, cioè tra me e Bush o tra me e un'altra persona, ad esempio, esistono solo sei persone. Se io prendo e tento di far arrivare un'informazione, di contattare una persona di voi che è qui in questa sala, passando solamente tra le persone che io reputo possano in qualche modo avere qualcosa in comune con voi, nell'arco di sei passaggi arrivo a destinazione. Questo è il mondo piccolo, appunto. E la stessa identica cosa, quello che dicevo prima, l'omofilia, cioè unendo il fatto che la rete è piccola, che le persone tendono ad aggregarsi con questa capacità di essere simili, l'informazione va ancora più velocemente. Ora, il fatto che ci sia questo raggruppamento per comunità ci può far pensare però che a un certo punto l'informazione si fermi, perché la comunità è fine a se stessa e quindi quando si arriva a qualcosa di diverso l'informazione ha meno canali. In una pubblicazione molto famosa che si chiama... Insert coin. Beh, allora, una pubblicazione molto famosa. Sente? Beh, ok, allora. No, funziona. Allora, praticamente ti fa notare. Mi sentite uguale, dai, che in buona sostanza si nota che i link tra comunità, quelli che sono chiamati link deboli, ovvero i pochi link che esistono tra due comunità diversi, sono in effetti i link su cui passa il 90% dell'informazione sul social network, sono quei link su cui vi dicevo deve essere fatto un attacco mirato per distruggere la rete, sono difficilissimi da trovare. Quindi la privacy è veramente molto a rischio. Ad esempio, proprio cose simili, le informazioni, le malattie, i virus informatici, il gossip, si distribuiscono tutti quanti grazie a questi piccoli link tra comunità e grazie al fatto che le comunità al loro interno presentano omofilia. Quindi in buona sostanza è stato facilissimo anche per i ricercatori sviluppare tantissimi modelli che simulano la distribuzione di queste informazioni. E in letteratura esistono un numero infinito, tra cui modelli SIR, SIS, sono tutti quanti modelli che prendono, ad esempio, che prendono come centro una persona che invia informazione e questa informazione in qualche modo si diffonde sulla rete. Se raggiunge una massa critica del 15-20% di persone che fanno parte del social network, questa informazione diventa un'epidemia, non è più controllabile, non ritorna indietro, non è possibile interromperla, anche se la rete collassa su se stessa, perché ormai tutte quante le comunità, tutti quanti i piccoli gruppi hanno almeno una persona al loro interno che è pronta a diffonderla. E quindi, diciamo, questo è un esempio di un social network geografico, potete capire che prendendo le informazioni rilasciate su questi punti che rappresentano check-in, che è un social network geografico, si può dire che, come potete notare, l'influenza, la presenza di questo social network, i check-in riescono a definire esattamente la forma e il contenuto della Gran Bretagna. Cioè sono stati presi a caso questi check-in da utenti che non rappresentano nemmeno il 5% degli utenti inglesi. Rendetevi conto se anche solamente questo numero di utenti riesce a mandare un'informazione sulla rete, quanto è difficile fermarlo. È una cosa veramente impossibile, quindi la privacy è veramente a rischio, state attenti a cosa pubblicate, a come lo pubblicate e con chi lo pubblicate.
Grazie. Grazie. Adesso c'è un momento solenne. Allora, da ben 5 anni il Gourette Work assegna ogni anno un premio che si chiama Premio Gourette Work per la città e lo assegna a una persona ogni anno che si è distinta nel campo della Communication Information Technology che riguarda la nostra città. Se la cantano e se la suonano, poi capirete perché. E di solito viene dato una persona che si è distinta e ha fatto qualcosa di importante negli anni per portare a Grosseto l'informatica per quanto riguarda il software libero o per quanto riguarda la cultura e le licenze libere o che ha fatto conoscere la nostra città all'esterno, nelle altre città, nel nostro stato o addirittura fuori da tutti. Questo anno il premio lo assegniamo a Luca Ceccarelli. Da dove è stato nominato assessore all'informatica, all'informatizzazione e all'innovazione dell'ente, si è dimesso come presidente, quindi non c'è più conflitto di interesse. Però volevo dire che nel lontanissimo 2003-2004 per Grosseto non c'era nessuno che parlava di software libero, ne parlava di Linux, ne parlava addirittura di licenze libere. E due persone che sono qui presenti, l'avvocato Giuseppe Nicosia e Luca, si sono trovati, si sono messi a parlare di queste cose e hanno iniziato a costituire il primo gruppo che ha iniziato ad affrontare questi temi e ha cercato di creare una comunità più grande. Poi in tutti gli anni successivi siamo riusciti a organizzare corsi gratuiti, siamo riusciti a organizzare Linux Day, un sacco di iniziative culturali, di informazione e di formazione. Ecco, tutto dovuto al lavoro di loro due che tanti anni fa per primi hanno cercato di creare questa comunità. Quindi diciamo è un premio che tutti hanno fatto, il riconoscimento, il nostro apprezzamento. Una cosa ci senti, sì, una cosa la voglio dire, io ho pregato di votare, ma per un motivo, a parte il banale conflitto di interessi, diciamo che sarà, ma perché onestamente nel corso degli anni questo premio è stato assegnato a persone che hanno un'esperienza e un valore tale che onestamente sentirmi affiancato a queste persone mi imbarazza un po', mi imbarazza perché io è vero sì e qualche anno mi occupo di software libero, ma non voglio neanche confrontarmi con quelli che negli anni precedenti hanno avuto questo premio che, sebbene ora ci ridiamo e ci scherziamo, sta diventando un premio prestigioso, per cui onestamente sono onorato di averlo, ma speravo che non fosse assegnato a me. Grazie. E adesso, dopo il momento da libro cuore, torniamo al lavoro sporco. E nel lavoro sporco io parlerei con Achille Ferraro del SEO, perché il suo lavoro fondamentalmente qual è? Se voi andate su Google e scrivete sedia, non vi usciranno tutte le sedie, ma vi uscirà una sedia di una marca in prima posizione e un'altra sedia invece magari più carina, anche magari più economica, che sarà in 900 milionesima posizione, per cui voi non la vedrete. Allora, io ti chiedo innanzitutto se ci spieghi in due minuti qual è il tuo lavoro, come funziona, come si fa a guadagnare posizione a un sito internet dentro il motore di ricerca. Allora, come diceva bene Lorenzo, quando si parla di motori di ricerca in Italia, parliamo di Google, ma anche nel mondo, in Italia Google è usato da circa il 90% degli utenti che cercano qualcosa, e nel mondo da circa il 70%. Google che cos'è? È un sito nel quale abbiamo un campo di testo nel quale noi possiamo digitare una parola, una frase che vogliamo appunto ricercare. Nel momento in cui noi premiamo invio, Google restituisce una lista ordinata di risultati. Ma come fa Google a capire che risultati vi possono servire per la prova ricercata? Diciamo che il funzionamento del motore di ricerca è abbastanza complicato, cercherò di essere semplice. All'interno dei motori di ricerca esistono dei programmi che sono chiamati spider, sono dei ragni che periodicamente navigano nella rete e visitano tutte le pagine di tutti i siti presenti nella rete, vecchi e nuovi. E cosa fa? Indicizza, cioè inserisce nel database
quindi nell'indice del sito, e dà un voto e posiziona in base a questo voto tutte le parole importanti di tutte le pagine del sito. Diciamo che Google si comporta un po' come il professore si comporta con gli alunni. Il professore dà un voto in base al lavoro svolto. Google fa più o meno la solita cosa, dà un voto e posiziona il sito in una posizione alta o bassa in classifica. Tra di voi ci sarà sicuramente qualcuno che avrà tutti 8 in tutte le materie. Per Google sta a significare che un sito è posizionato benissimo per molte parole chiave. Tra di voi ci sarà chi avrà qualche 7, qualche 6, qualche 5. E per Google sta a significare che un sito è posizionato bene per alcune parole chiave, benino per altre, male per altre ancora. Poi ci sarà qualcuno sicuramente che ha buone potenzialità ma non si applica, che sta a significare che per Google all'interno del proprio indice siti che potenzialmente possono occupare ottime posizioni ma non avendo iniziato una campagna di posizionamento non occupano le posizioni che spettano. Il lavoro del SEO è abbastanza complicato, nel senso che è un lavoro di continua ricerca e aggiornamento. Questo perché Google, per stare al passo dei tempi e per mostrare risultati più efficienti possibile, attua cambiamenti al proprio algoritmo molto frequentemente. Quindi quando io posiziono un sito, se non seguissi il sito per un lungo periodo di tempo rischierei di essere posizionato bene per alcune parole chiave per un mese e poi magari perdere posizioni perché non ho saputo aggiornarmi e stare al passo di Google. Scusa, ma essere posizionato bene per qualche parola chiave, se ce lo spieghi un po' meglio anche. Sì, semplicemente io quando dico su Google, esempio, hotel in Toscana, i siti che prima escono nelle classifiche di Google sono quelli posizionati meglio. Diciamo che in base alla statistica... In base a che cosa sono questi? In base a... questo è un po' il problema. Il problema è un po' di SEO, perché Google in teoria, non, in pratica anche, non dice cosa un SEO deve fare per posizionare bene un sito, o meglio, lo dice ma in forma di consigli, consiglia di fare determinate cose e sconsiglia di fare determinate cose. Ad esempio, diciamo che i consigli più i classici consigli sono quelli che si basano sulla link popularity, ovvero di pubblicizzare, ad esempio, il proprio sito in altri siti. Perché? Perché il backlink che riceve il mio sito da un tuo sito fa capire al Google che il mio sito può avere una certa importanza. Più ho backlink verso il mio sito, più il mio sito acquista autorevolezza. Poi ci sono tutte una serie di strutture che io attuo nel codice delle pagine web, sono un po' tecniche, quindi sarebbe un po' noioso veramente parlarne. Diciamo che alcuni fattori dipendono dalla cura e dalla esperienza del SEO, altri sono indipendenti, ad esempio l'anzianità del sito. Come a scuola i bravi alunni campano di rendita, uguale i siti web vecchi o che comunque hanno iniziato precedentemente gli altri una campagna di ottimizzazione delle pagine, campano di rendita rispetto ad altri che sono più giovani o comunque non hanno iniziato una campagna di posizionamento. Logicamente, come dicevo prima, si campa di rendita a un certo punto, poi Google riesce comunque a posizionare per meritocrazia siti che producono contenuti di qualità, che sono aggiornati e che sono utili alle ricerche di utenti che cercano. Ecco, tu hai fatto la metafora scolastica, ma sbaglio se dico che il vostro lavoro è quello di fare in modo che chi studia da 5 possa comunque riuscire a prendere 8 a scuola? Sì, purtroppo è proprio per questo che il mio lavoro è di continuo aggiornamento, perché spesso e volentieri, sempre meno, siti che non producono argomenti di qualità e
interessanti e non utili all'utilizzatore finale, a chi cerca, sono posizionati meglio di altri siti che invece producono argomenti interessanti e utili. Per questo che Google è in continua evoluzione, è per questo che nell'algoritmo che ha al suo interno per posizionare i siti viene spesso modificato e spesso aggiornato proprio per dare una completezza di informazioni e una, essere più utile possibile all'utente finale. Però diciamo che gli algoritmi difficilmente si conciliano poi con il concetto di meritocrazia, vero? Comunque si parla di formule, per cui se tu mi dici che il sito più cliccato è al primo posto, va bene. Il fatto è che su Google non è nemmeno poi proprio così. No, non è così. Diciamo che l'algoritmo alla fine non rispecchia quello che ma siete un po' come le agenzie di rating. Certo. Va bene. Una cosa è che diciamo che Google cerca sempre, o maggiormente in ultimi tempi, di comportarsi come una persona umana che ragiona, quindi cerca di posizionare i siti in maniera non meccanica, cioè gli spider che visitano il sito, che lo indicizzano, lo posizionano, sono dei programmi, quindi non sono umani. Però sono studiati e sono aggiornati in maniera tale che possano pensare come un essere umano, ovvero vanno a leggere e capiscono nelle pagine, dal codice delle pagine del web, di cosa tratta un sito e sempre di più saranno in grado di capire se una pagina è utile rispetto a un'altra. Però per passare a un altro ospite, mi dai lo spunto, diciamo, che secondo me per capire se un'azienda o non funziona dovrebbe essere uno anche dei mestieri del giornalismo, cioè di andare a indagare. Invece il giornalismo, quello ufficiale, come ci viene detto dai ragazzi di diritto-critica.com, invece è un giornalismo un po' piegato su altre logiche. E allora volevo chiedere al signor Valens, che sta mettendo, sì, posso dire l'altro microfono. Volevo chiedere a Silvia, appunto, innanzitutto se mi parli anche tu in due minuti del vostro progetto, una cooperativa, avete dietro una cooperativa di ragazzi giovani, quindi credo che vi autodestriate un po'. E poi cosa pensate di differenziarvi dai media tradizionali, cioè dai giornali, dai telegiornali, eccetera. Bella cantata bella, no? Niente, vabbè, diritto di critica, semplicemente siamo quattro giornalisti, il più vecchio ha fatto adesso 30 anni, ma un'eccezione, insomma, stiamo già ostracizzando. No, la media sui 26-27 professionisti e abbiamo deciso di provare a fare da soli, senza cercarci un giornale o un ingaggio che sarebbe stato probabilmente impossibile. Abbiamo deciso di fare un sito di giornalismo nostro e di raccontare anche, insomma, abbastanza liberamente quello che ci andava. Siccome siamo polemici, abbiamo deciso diritto di critica come titolo e è piaciuto, nel senso che siamo passati da settembre dell'anno scorso sulle 2-3 mila visitatori unici al mese, adesso leggiamo sui 120-150 mila, insomma, sta va. Sì, il layout ogni tanto ci dicono che sarebbero da modificare. E niente, il problema è in cosa ci vogliamo distinguere rispetto a media tradizionali o rispetto anche a Repubblica.it, per dire, no? Ovvio che loro, lì stiamo parlando di redazioni da 60-70 giornalisti, collaboratori, aggiungiamocene una quarantina, cinquantina, stabili, retribuiti poco male, ma presenti. L'utilizzo costante delle agenzie, quindi da Reuters, l'ANSA, tutto in diretta. È ovvio che non possiamo competere con loro sulla produzione di video come massa o la produzione di notizie all'istante, al secondo, battere sul secondo un'ANSA. Però per esempio è capitato a noi di intervistare via telefono una ragazza libica durante un bombardamento e è capitato, insomma,
per quanto possa essere una cosa drammatica, giornalisticamente è stata una cosa che ci ha colpito, perché era anche come dimensione interessante. E poi cioè, abbiamo avuto la fortuna di non dover dire questo lo scegliamo, questo no, perché abbiamo un editore che ci indirizza, insomma, da bravi spiantati come siamo, abbiamo detto vabbè, si comincia gratuitamente, vedremo se piace. Con Google che dà ovviamente gli AdSense, che sono una grande invenzione per Google e una fantastica cosa per i blog, per mantenersi è abbastanza grama, però per esempio a un certo punto abbiamo messo il link per le donazioni e abbiamo scoperto che paga di più la gente gratuitamente, cioè senza che nessuno gli chieda di fare una donazione, cioè di pagare, fa una donazione. Noi gli abbiamo messo il link, mettete quanto vi pare, se vi pare, se vi piace il nostro progetto. Gente che ci ha messo sopra dei soldi, così. E effettivamente sono talmente piccoli i singoli contributi che non fanno pensare a un Murdoch che vuole sovvenzionarci, insomma. L'idea di fondo è quella che tutto il mondo di internet è un'opportunità, ma non è una televisione, anche se ce lo vogliono per diventare. Non è un giornale, anche se i giornali tentano di diventare simili a internet. Internet in realtà siete voi, cioè il problema è questo, internet sono persone come voi che decidono di aprirlo perché hanno un po' di tempo libero, perché devono aggiornarsi la pagina Facebook.